avremo mesi difficili davanti a noi. Presidente dell'EAV, Umberto De Gregorio, mi ha mandato ieri un messaggio con il quale mi ha comunicato che siamo passati da 1 milione di euro al mese di spese energetiche a 3,5 milioni al mese per l'azienda di trasporto della Regione Campania. Cioè noi sul bilancio annuale dell'azienda di trasporto regionale dobbiamo recuperare altri 30 milioni di euro. È chiaro di che cosa parliamo? E ogni settimana che passa con questi chiari di luna aumentano ovviamente i costi di gestione. E quindi siamo chiamati davvero a fare uno sforzo straordinario. Ora, noi abbiamo questo paradosso. In questo momento il Sud potrebbe utilizzare 22 miliardi di euro di fondi FSC, significano fondi sviluppo e coesione, cioè vi è un capitolo di finanziamenti per il Sud, sono finanziamenti statali e cofinanziamenti regionali, che si chiamano Fondo Sviluppo e Coesione, destinati per l'80% al Sud e il 20% al Centro-Nord. A giugno hanno fatto un primo riparto, hanno dato un anticipo e si sono fermati. In questo momento avremo la possibilità di avere nel Sud 22 miliardi di euro, ma non decidono il riparto. Solo la Regione Campania dovrebbe ricevere a conguaglio 5 miliardi e 600 milioni di euro. C'è qualcuno che sta pensando di bloccare questi finanziamenti per poter fare dopo il 25 settembre un altro tipo di riparto, anziché 80% al sud e 20 al nord, facciamo proporzioni invertite, l'80 al nord e 20 al sud. Stiamo attenti perché qui rischiamo di farci male.